Benvenuti, siamo con Emiliano Petrucci, candidato nella lista Cambia Musica a sostegno di candidato sindaco Ettore Di Cesare. Allora, come mai la decisione di entrare in una lista che è espressione del movimentismo civico che c'è stato all'Aquila e che ha animato il dibattito subito dopo il terremoto? Ma io mi sono avvicinato alla lista di Ettore Di Cesare, quindi all'appello per l'Aquila, sostanzialmente perché mosso dal fatto che, essendomi occupato in precedenza, quindi subito dopo il terremoto, soprattutto di qualità, diciamo, sanitaria, delle circoscrizioni che, ahimè, diciamo, nel post-terremoto e anche in precedenza erano state un po' tralasciate da quella che è l'amministrazione pubblica, allora diciamo, sono stato accolto nella lista di Cesare proprio per alcune mie proposte che avevo fatto per poter cambiare la situazione delle circoscrizioni, in particolar modo della circoscrizione del territorio di Pagania. Quindi, diciamo, alcuni anche studi che io avevo condotto su questa problematica sono stati recepiti in maniera, come dire, significativa e importante appunto dall'appello per l'Aquila, e quindi ho deciso di avvicinarmi al movimentismo piuttosto che scegliere, diciamo, altre situazioni, ecco. Sì, lei è un giovane e un professionista, due categorie che hanno delle difficoltà oggettive oggi all'Aquila. Qual è la sua esperienza e secondo lei quanto è stato fatto e quanto c'è da fare? Dunque, io sono uno specializzando, mi trovo al terzo anno di specializzazione della scuola di anestesia e rianimazione appunto dell'Aquila. La mia esperienza, come dire, sul territorio, ovviamente mi riferisco alle problematiche della salute, è iniziata, diciamo, subito. Mi occupo anche di terapia del dolore, subito, intendo subito dopo il sisma del 2009, quando, diciamo, per forza di cose e soprattutto per passione, ho fatto il medico dei campi Tende, in particolar modo di Paganica e, diciamo, di Tempera. E la situazione purtroppo del terremoto ha svelato una condizione grave, soprattutto per noi giovani, il fatto di, come dicevo, di un territorio abbandonato a se stesso, in particolar modo da un punto di vista, sanitario. Quindi la figura di un giovane professionista è quella, secondo me, di colmare questo gap che esiste, fra, diciamo, una città e ciò che è intorno alla città, quindi, appunto, le circoscrizioni, le frazioni e quant'altro, che in momenti appunto gravi, ma anche nella vita di tutti i giorni, possono trovarsi in situazioni complesse, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, il raggiungimento diciamo, delle varie frazioni stesse, soprattutto con mezzi di soccorso che spesso trovano difficoltà in quanto a viabilità, insomma. Quindi, a mio avviso, questa situazione è prioritaria su altre, insomma. La maggior parte dei candidati delle liste di Ettore Di Cesare e degli aderenti all'appello per l'Aquila hanno criticato il centrodestra anche perché li divide, diciamo, anche delle posizioni politiche abbastanza precise, però sono stati anche molto critici nei confronti di Massimo Cialente, diciamo, verso uno schieramento che tutto sommato poteva essere un po' più vicino all'idea di gran parte degli aderenti ad appello per l'Aquila. Sì, diciamo che, il nostro obiettivo è quello, o comunque, diciamo, la nostra critica nei confronti, diciamo, degli altri schieramenti, possiamo dire così, politici, non è tanto quello di fare una critica in termini, diciamo, squisitamente politici, ma soprattutto in termini fattivi, cioè si continuano a proporre cose vecchie, già viste, già vissute, che non hanno portato di fatto a nessun cambiamento radicale. Cosa che invece, diciamo, deve essere realizzata assolutamente, sia per quanto riguarda la città sia per quanto riguarda l'intero Comitatus Aquilanus. Perché? Perché altrimenti la città non riparte, come purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Esistono innumerevoli problemi di gestione, sia amministrativa ma sia anche economica delle risorse, che non vanno, diciamo, assoggettate tutte alla rinascita solo del centro storico, ma anche, diciamo, di quella che è la forza che contorna il centro storico aquilano, quindi paesi e frazioni e via dicendo. E quindi questo, a nostro avviso, sembra un deficit che va, individuato in tutti e due, diciamo, i maggiori schieramenti di queste elezioni, appunto, 2012, diciamo. Grazie. A voi.